Arriveranno in tempi brevi nelle casse del Comune di Sassari i fondi necessari per l'erogazione dei sussidi previsti dalle leggi di settore e ai beneficiari potranno anche essere erogate le mensilità ancora mancanti. Lo fa sapere l'assessore alle politiche sociali del Comune di Sassari, Monica Spanedda, in seguito a un colloquio con l'assessore regionale della Sanità, Luigi Arru. L'assessore, afferma la Spanedda, mi ha rassicurato sul fatto che già da martedì, durante la prossima seduta della giunta regionale, saranno attribuiti al Comune di Sassari i fondi ancora mancanti. Si tratta di una risposta ufficiale che tiene conto dell'impegno che l'assessore Arru aveva assunto in precedenza. Le leggi di settore, attraverso l'erogazione di risorse da parte della Regione, consentono di garantire interventi per le persone affette da particolari patologie, come il disturbo mentale, per i soggetti talassemici, emofilici, nefropatici, emolinfopatici, neoplasici e trapiantati. Le risorse vengono assegnate ai comuni e una parte alle ASL per il trasporto dei disabili. La Regione Sardegna assicura l'assessore alle politiche sociali è una delle regioni che garantisce una spesa pro capite per la non autosufficienza tra le più alte in Italia. Il nostro comune stanzia ingenti risorse per questa realtà. Rassicurazioni che non convincono il consigliere di Forza Italia Manuel Alivesi, che rimarca il fatto che oltre 700 famiglie sassaresi sono in attesa dei sussidi da diversi mesi. Non resta che attendere la prossima settimana.